Manchester UTD, SOLSK Ilunga AER, trattiamo con Pogba. Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato della situazione legata a Paul Pogba. Ci sono trattative in corso tra il club e i suoi Io e Paul lavoriamo ogni giorno cercando di fare del nostro meglio e di migliorarci, migliorare la squadra e divertirci. In scadenza di contratto nel 2022, Pogba ha ricevuto un'importante offerta dai Red Devils per il Milan. Pellegri può arrivare in incontro positivo in sede tra l'agente di Pellegri, Giuseppe Riso e la dirigenza del Milan. Il giovane attaccante classe 2001 potrebbe presto vestire di rossonero in prestito con diritto di riscatto, ma prima dovrà prolungare di un anno il contratto con il Monaco in scadenza nel 2000. Adi Sassuolo, Boga e Berardi hanno chiesto lei cessione. Locatelli è andato alla Juventus, ma il Sassuolo ha rischiato di perdere anche Berardi e Boga in questa estate di calciomercato. A rivelarlo è stato l'AD neroverde Giovanni Carnevali che, seppure con la sessione di trasferimenti ancora aperta, ha svelato che il 12 agosto scorso è Berardi ci ha chiesto di poter provare una nuova avventura, ma le offerte non sono arrivate. Stesso discorso, Chelsea, Miasga Allavs in prestito. L'Alaves rende noto con un comunicato ufficiale l'acquisto di Matt Miasga dal Chelsea. Il difensore statunitense, 26 anni, si trasferisce con la formula del prestito secco. Spezia, CAPRADOSSI alla SPAL. La SPAL comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di riscatto a determinate condizioni dallo Spezia le prestazioni sportive del difensore Elio Capradossi. Classe 1996, Capradossi ha scalato tutte le giovanili della Roma fino ad arrivare nella stagione 2015-2016 da capitano a vincere il campionato primavera. Importante la sua esperienza in azzurro, dove ha indossato le maglie delle selezioni Under 16, Under 17, Under 18, Under 19. In particolare, con l'Under 17 ha partecipato all'Europeo di categoria in Slovacchia nel 2013 conseguendo la medaglia d'argento. Arsenal, arriva il portiere RAMSDALE. L'Arsenal ha ufficializzato l'acquisto dallo Sheffield United del portiere Aaron Ramsdale, che ha sottoscritto un contratto pluriennale con i Gunners. La cifra sborsata dal club del nord di Londra potrebbe arrivare fino a 30 milioni di sterline, circa 35 milioni di euro, bonus inclusi, se Ramsdale diventerà il portiere, che nel 2020 aveva lasciato il Bournemouth per accasarsi allo Sheffield United, era da questa estate nel mirino di Mikel Arteta, manager spagnolo dell'Accento A. Milan, Alessandro Florenzi ha firmato in sede il contratto che lo lega al Milan almeno sino a giugno 2022. L'esterno arriva dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare, Juve Dybala, nuovo incontro settimana prossima. Sembra sia stato fissato per la prossima settimana il nuovo incontro tra la Juve e l'agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, per discutere del rinnovo del contratto dell'argentino. Manca ancora l'accordo, ma le parti, Inter, Inzaghi, partenza Lukaku inaspettata, ARRIVERA altra punta. Quella di Lukaku è stata una partenza inaspettata, non preventivata. Abbiamo cercato di convincerlo, ma il ragazzo è stato molto sincero. Arriverà un altro giocatore a coprire questa perdita. Così il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia dell'esordio in campionato, Locatelli, Juve è stata PRIORITA, trattativa non facile. La Juve è sempre stata la mia priorità, era il mio obiettivo principale. La trattativa non è stata facile, c'è stato un momento in cui ero molto in pensiero. Fortunatamente la mia fidanzata e la mia famiglia mi sono stati lo ha detto il nuovo acquisto della Juventus Manuel Locatelli nel corso della conferenza stampa di presentazione. Gasperini, mercato strano, per me Zapata penso che Zapata resti all'Atalanta, ma è un'opinione come un'altra, come quella di chi lo vorrebbe in partenza per l'Inter. Alla vigilia dell'esordio in campionato in casa del Torino, l'allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini si è soffermato sul KOEMAN, situazione Pjanic, sappiamo di avere tanti giocatori. Ci mancano Dembele, Agüero, Minghesa. È una decisione del giocatore, ma una situazione. Così Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa, prima della partita della seconda giornata di Liga contro l'Atletico di Bilbao, in merito alla situazione di Pjanic e di Umtiti, dati Lazio, Sarri, Correa.
Capiremo e lei sua situazione nei prossimi giorni. Durante la conferenza alla vigilia del match d'esordio contro l'Empoli, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato anche di mercato e in particolare della situazione di Correa. Per quanto riguarda l'argentino, capiremo nei prossimi giorni quale sia la sua situazione. In ogni caso lo vedrei bene come esterno sinistro. Milan, CASTILLEI lunga O verso LI. Il Milan e Castillejo si diranno molto presto addio. Il giocatore ha offerte in Spagna, ma al momento, come riporta la Gazzetta dello Sport, la cifra di 8 milioni proposta dai Ross. Juve, offerte per McKennie da Weston McKennie in partenza, sì, secondo Tutto Sport. L'americano ha estimatori in Premier League e la Juventus ci pensa. Si parte da una base di 30 milioni di Arsenal, ufficiale il ritorno di Odegaard. Ora è ufficiale, Martin Odegaard saluta il Real Madrid e torna all'Arsenal a titolo definitivo. Lo hanno annunciato i due club attraverso i social. Il norvegese vestirà la Inter, Pinamonti verso Empoli. Andrea Pinamonti è a un passo dall'Empoli. L'attaccante, gestito da Raiola, si trasferirà a breve in prestito. L'accordo prevede anche che l'Inter gli paghi metà del suo stipendio attuale. LATALANTA.THORSBY. E Morten Thorsby il nuovo obiettivo di mercato dell'Atalanta. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, a Gasperini serve un uomo a centrocampo ed è stato individuato nel sampdoriano. Trattativa impostata.